Lì è orribile. Come siamo professional. Ciao ragazzi, come sempre un grandissimo salutone da Eric e da tutto il suo team. Loro ormai li conoscete, quindi beh, presentatevi. Certo. Da Will e Joe. E Joe, perfetto. E ci sono anche gli altri in vacanza, come sempre, ma noi non riposiamo mai. E noi si lavora. Comunque siamo qui perché, come vi avevamo detto, è il momento di scegliere un vincitore per il nostro contest. Oh, yes. Il nostro contest, che per chi ci sta seguendo adesso, diremo un sacco di minchiate, quindi anche se avete partecipato potrei valere la pena lo stesso seguire il video per farvi quattro risate. Comunque, in palio c'è quest'ottica, che non è un'ottica ma è un semplice dot. Esatto. Yes. Esatto, allora. È anche green però. È anche green dot. Infatti è molto figo. Infatti probabilmente potrebbe comparire su qualcuna delle nostre armi. Prima o poi. Fa una cosa, scrivi un commento figo e lo scegliamo. Tanto non si è dato un giudizio. Ma anche se è fuori range possiamo sceglierlo lo stesso. No, comunque, minchiata a parte, allora. Siamo qui, avete risposto in tanti, abbiamo passato un quarantina di commenti, quindi insomma, non è male come percentuale, bravi. E alcuni ci hanno veramente fatto sorridere. E nonostante stia parlando di YouTube, non solo per la grammatica. Partiamo subito direttamente con i random, va così bene, ci troviamo subito. Va bene. Allora, tira fuori il randomizzatore. E stava dicendo che a random sarebbe stato un random, quindi anche il portachiavi random. Anche il portachiavi era scelto a caso. Tu tieni il sacchettino, io scelgo? Certo. Allora, ci siamo, uomo della tecnica? Vai. Prego, andiamo col primo commento scelto a caso. Allora, Boris Sciacovelli. Oh yes. Ah, ok, era anche uno dei dimensioni d'onore, quindi direi, prima di vedere che portachiavi vince, sentiamo un po' che cosa ha scritto. Allora, reggicela a te questa bella storia. Prego, regia. Dice, ero in appostamento da circa una mezz'oretta. Il mio compito era quello di seguire la squadra nemica una volta intercettata per poi chiamare un'altra squadra e compiere un'imboscata. Sta di fatto che dopo circa 10 minuti di pedinamento mi avvicino per dare inizio all'imboscata, ero a circa 5-6 metri da loro. Se avessi usato la raffica sicuramente li avrei presi tutti. Mi sistemo e ad un certo punto sento iniziare a vibrare il tattico. Prima che il telefono iniziasse a squillare mi sono alzato e ho detto non sparate, mi dichiaro. Tiro fuori il telefono ed era l'Enel. Le madonne che non sono partite. Bella, ed effettivamente ti è andata di sfiga, ma poteva andarti peggio perché poteva essere Equitalia. In effetti sì. Comunque ti darei anche un bel premio grammatica perché l'hai scritto anche giusto. Sì, quindi sì. Anche l'italiano ti ringrazio. Vediamo che cosa hai vinto. Brava. Shaker. Oh. M4 con lanciagranate. Dico. Complimenti, allora questo è tuo, mi raccomando, scrivici il messaggio su YouTube, fa cagare il modo di mandare i messaggi per YouTube, però almeno siamo sicuri che arriva dal tuo profilo e facci sapere i tuoi dati per l'invio. Come quando dove? Pronti col prossimo? Quello. Federico Testoni. Vediamo un po' che cosa ci scrive. Che ci scrive? Partita in montagna, mai vista tanta pioggia, insieme alla squadra d'attacco andiamo verso il campo avversario. Vengono falcidiati tutti. In solitaria mi avvicino al campo avversario, quattro nemici davanti a me a meno di 10 metri, più un altro numero indefinito di persone appostate, troppe per eliminarli tutti. Decido di nascondermi e aspettare che si dividano. Sì. Dopo un'ora e mezza. Minchia! Che li osservo, beh salute! Sotto la pioggia magari. Ora mezza. Sento che si stanno accordando per formare due pattuglie per controllare il campo. Per la troppa pioggia mi va in cortocircuito la centralina della replica e comincia a sparare da sola rivelando la mia posizione. Risultato finale, zero nemici eliminati, valanga di pallini ricevuti e una centralina da sostituire. Not bad. E probabilmente due balle così ad essere rimasto lì. Quindi allora hai buttato via ora tra avvicinamento e tutto quanto, penso due ore di gioco l'avrei buttato via così. Però, preso la pioggia a quanto fallito, guarda, quantomeno becchi la consolazione. Shakera. Aspetta, ne ha presi su due. Oh, l'altro è pescato. Cazzo, e sì che ce l'abbiamo, Non lo faccio vedere.
Vabbè, oh, era random. È random. Come random qua era? Non lo faccio apposta. Oh, gli è rimasto uno solo di M4. Se riesci a pescare ancora quello. Sì, sì. Bello è bello. Oh, anche ragazzi, tu mi raccomando, messaggio qua su YouTube e facci sapere. Passiamo al terzo. Session altro M4 rido perché. The winner is Antonio di Potenza, cognome oppure luogo di nascita e residenza? Allora, no, questo power è anche lungo. Allora, prima giocata soft air, prima figura di Beh, nella nostra prima è durata cosa? 30 secondi, non so, sì, di soft air. Siamo entrati e siamo usciti. Tutti vestiti anche, me lo ricordo. Ma finiamo di leggere. Allora, la situazione era questa. Io nascosto nei cespugli e di fronte a me c'era una casa. La distanza tra la casa e i cespugli era all'incirca di 2 metri. Quindi la casa era attaccata ai cespugli. Io potevo facilmente colpire chiunque provasse ad entrare con questa convinzione. Mi misi in puntamento con il mio M4 Stabby. Pochi minuti dopo ecco che arriva il primo avversario, si ferma sotto la porta per avere un po' di copertura sul resto del campo e osservare dove si trovassero i miei compagni di difesa. Puoi respirare, eh? Sì, e minchia! Fu così che in quel momento io sparai il pallino che ricorderò per sempre. C'è un aspetto importante però, un piccolo rametto che posizionato davanti alla canna della mia replica non era visibile nel mio red dot. Quindi io esplodo il colpo e sbam, il pallino colpisce l'avversario che non so come, ma non capì che ero stato io a sparare, quindi io approfitto del momento e sparo 3 colpi in rapida successione. Non sta capendo un cazzo. In rapida successione. Neanche lui secondo me quando giocava. Che sfortunatamente finiscono tutti e 3 sul muro a fianco alla porta. Perché? Ah, quindi lo stava continuando a mancare. Perché un altro avversario, ma uno l'ha preso. No, no, infatti. Un altro avversario sbucatomi alle spalle mi aveva malamente colpito con un bel rafficone. Da quel giorno non uso più cespuglio, soprattutto non faccio più imboscate e soprattutto 17. Non ho cazzo. 17 anche aggiungerei. 17. Non so meno 17. No, il 17. Ah, il ok. Scusate, ci ha destabilizzati questa volta. Va bene. Insomma, cosa vinci? M4. No, diverso. L'Auto 9 Robocop, ragazzi. Bella. Va bene. Adesso veniamo alle lezioni d'onore. Questi qua non ci saranno più. No, c'è troppo le dietro. Che cazzo. Insomma, invece veniamo al succo del nostro concorso. E le menzioni d'onore. Esatto, partiamo prima con le honorable mentions. Assolutamente. Allora, prima di tutto, quindi, mi raccomando, honorable mentions. Se ciò vale te lo faccio montare a te. Comunque, il primo che nominiamo aveva già provato a fare il fubetto anche nel contest scorso. Rullo di tamburo. Aveva provato a fare il fubetto anche nel contest scorso. Io ho capito. Forse L2 è tu e a King. Real King, dai. L'ha scritto così, me lo provo. Sì, per così fare il figo, però vabbè. Ecco, che scrisse: ecco. Sarò sintetico. Va bene l'ironia, però. Ci hai provato. L'altra volta, se non sbaglio, avevi provato con la psicologia inversa. Hai provato. Era lui. Sono quasi sicuro. Ci avevi già provato, adesso ci hai riprovato. No. Diciamo. No. Apprezziamo il tentativo. Ma non ci vuole. Non fare il fubetto. Non fare il fubetto. La prossima volta devi scrivere quindi qualcosa. Fatica anche tu. No sputtanation, no notification. Esatto. Non è proprio. Va bene. A proposito di sputtanation, c'era qualcun altro che effettivamente. Vai. Detto non mi serve l'ottica, non mi sputtano. Era il signor Torelli. Un applauso, scusatemi. No, scusa. Vabbè, così partiamo da random probabilmente. Però. Premio onestà, diciamo che l'ha preso. Premio onestà l'ha preso. Dicevamo Stefano Torelli che appunto ci disse: 500 ragazzi, grazie. L'ottica non mi serve, quindi evito di sputtanarmi. Vabbè. Dai, però potevi fare uno sforzo. Però vabbè, quantomeno diciamo, voglio dire, noi di video ci sputtiamo. Ma che te frega, no? A proposito di sputtanamenti, ce ne sono tanti che hanno fatto l'errore che a me è capitato tante volte. Che allora, sono quello. Aspetta, è capitato errore, anche errore. A noi. Aspetta, forse di più. La base è un'ottima cosa, cioè uscire dal game e metterla sicura.
era il dimenticarsi di togliere il problema. È il motivo per cui solitamente io la metto, mi trovo sotto il fucile a pompa che la metto in campo pompata. Io la metto anche in quelli. Infatti un paio di volte mi è capitato di uscire col fucile a pompa e non ho sparato perché c'era sicura. Comunque. Ma adesso stavi imparando. Comunque in compenso però c'è qualcuno che addirittura è stato ancora più furbo, che l'ha messo nel caricatore e qualcuno si è dedicato pure alla batteria. Sì. Tutto sommato la sicura però, ancora un po' è comprensibile. Non è quello che cercavamo. Menzione veramente d'onore per Peppa Pig. Qui l'applauso, scusate, ci vuole. Che non ne aveva parlato bene, lui giustamente si è offeso e si è disiscritto. Si è offesa. Disiscritta, scusa, dimenticavo. Per farci perdonare. Ti invieremo un portachiavi. Assolutamente forse. Random anche però specialissimo solo per te. Quindi. No, davvero, mandaci un messaggio anche te. Scrivici. Non stiamo scherzando. Devi scriverci l'indirizzo, ti mandiamo un portachiavi. Sorpresa. Allora, allora, qui stiamo veramente arrivando verso la cima. Siamo più o meno in. Diciamo la quarta posizione. Mettiamo tamburi? Esatto, la medaglia di cartone. Medaglia di cartone mi piace. Va per il signor Montanari. Cerca il commento. Vai, cerca. Andrea Montanari. Allora, era molto bella la storia, però è stato un po' penalizzato per due cose. Primo, l'ha separata in due commenti. Aia. Non so se per limiti di caratteri. No, per limiti di caratteri. Perché ho sparato spatafiate anche più lunghe su quelle discussioni. Sì. E allora perché? Come mai? Probabilmente si sarà confuso, avrà cliccato, schiacciato qualcosa. Io invece andare a capo qualcosa. Vabbè, insomma, però ti ha un po' penalizzato questo, il fatto che potevi raccontarci un po' meglio. Sì, perché la storia era bella, ma. È un po' come quando una barzelletta non vi è raccontata bene. Bravo, non c'è. Leggiamola. Nella mia squadra eravamo una decina e io, essendo il caposquadra, ho deciso di dividere in due gruppetti. Entrambi avevano il ruolo di attaccare il nemico, ma da parte opposta. Un attimo dopo al mio compagno viene un'idea: andare io e lui in ricognizione. Siamo partiti e siamo arrivati indenni dall'altra parte. Io non ci credevo, quindi decisi di ritornare indietro. Nulla. Perché? Perché? Comunque, per questo ho deciso di tornare indietro e ho visto un nemico. Almeno credevo che fosse così, perché due sec e qua si è interrotto, quindi hai un po' spezzato il ritmo. Continuo. Perché due secondi dopo ha volato e mi ha fatto cadere a terra. Era un fagiano. Complimenti per esserti fatto eliminare da un fagiano, perché questa è interessante. Ovviamente il karma vuole che il vero nemico fosse alle spalle, che ci ha colpito tutti. Animale bastardo. Animale bastardo è riferito al fagiano oppure al nemico che era alle spalle? Io credo al fagiano. Però non so. Comunque allora di poco non sei arrivato veramente sul podio, però... Diciamo che senza interruzioni e con un po' più di verve magari potevi. Vabbè. Allora qui andiamo veramente su quelli che ci hanno lasciato veramente indecisi. Qui siamo sul podio. Stiamo ragazzi. Parlando di Prime Software, un altro veterano del nostro canale. Visto che hai detto che quella lì era la medaglia di cartone, adesso passiamo alla medaglia di bronzo. Certo, medaglia di bronzo per Prime Software. Circa 2 anni fa mi siamo organizzata al boschivo della mia squadra. Noi in difesa veniamo sconfitti, catturati, disarmati e ammanettati con le fascette. Io avevo la SG primaria e 2 pistole, ma i nostri avversari non si sono accorti che la seconda pistola era la cintura nella fondina serpa ed era nascosta dalle tasche del tattico. E qua già immagino le risate silenziose. L'idea organizzata ad occhiate con i miei compagni era di distrarre i nostri avversari e riuscire nel frattempo ad estrarre un P90 da uno dei nostri zaini. Quante cazzo di armi avevate nascoste? Peggio di noi. Anche noi come facciamo in Arcos non scherzavamo. Beh, però peggio di noi. P90 nascosto non ce l'avevamo. Un mio compagno riesce a liberarsi e tenta la fuga, viene fermato quasi subito e in quel poco tempo riusciamo solo ad aprire la cerniera dello zaino. Nel frattempo io riesco a liberare le mani dalla fascetta e, visto che stava arrivando la pattuglia ad attaccare la base, ho aspettato che la maggior parte dei nemici fossero impegnati a organizzare la difesa. Appena capisco che è il momento giusto, mano alla fondina, estraggo la 1911 e miro al mio avversario più vicino, 2-3 metri. Premo il grilletto. Pistola insicura.
quello che dicevamo prima, insomma. Già. Però perché ti abbiamo minato? Perché qui arriva il bello. Vengo vengo stroncato nel tempo di un pork. E i miei compagni, che in quell'istante stavano installando il P90, si accorgono che non c'era il caricatore. Falciati pure loro. La rivolta più lampo della storia. E in effetti è stata una rivolta che è andata molto bene. No. Però guarda, fai effettivamente concorrenza al golpe turco con questa, eh. Forse loro sono riusciti a far di peggio, però. Però devo dire che. Però, sì, in effetti. Allora. Ah, passiamo alla medaglia d'argento. Medaglia d'argento. Medaglia d'argento è per il signor Francesco Zerboni. E qui devo aggiungere che siamo stati un po' indecisi. Perché sì, molto indecisi. Era in odore di vittoria. Però. Comunque leggiamo. Allora. Vediamo, caro Giulio, eravamo ad Albese con Cassano dal Lupo. Eravamo in difesa. Ramaro era in squadra con me a coprire il lato destro. Io il sinistro. A metà round sento dei rumori padre e figlio di me, quindi sì. Che per chi non lo per chi non riconosce, esatto. Mi giro, Willy, caposquadra avversario, con la sua pistola a molla, colpo singolo rosa e con il logo di Hello Kitty, mi punta e a distanza di 5 metri mi spara sulla spalla. Ho visto il pallino sparato a 0,00001 joule arrivare al rallentatore. Dovremmo sulla mia spalla. Che velocità è. Imbarazzo più totale perfino mio padre Ramarro, che mi prendeva in giro. Addio, mi do all'ippica. No, dai, non fare così. No, dai, io c'è, dai, no, con no, noi si vuoi per venire a giocare, non esatto. Prendere in giro troppo. Troppo. Comunque. A meno che non ci autorizzi Ramarro. Ci abbiamo pensato. Sì, molto. Sì, molto. Hai quasi vinto. Hai quasi vinto, di tanto così. Però c'è qualcuno che è riuscito a fare qualcosa di molto, ma molto più imbarazzante. E pur essendosi sputtanato di fronte a, cosa sono ormai, 570 persone che abbiamo come iscritti, sì, più gli occasionali che verranno a vedere il video, ha in compenso vinto questo. Quindi, ottica. Aspetta. Quindi l'oro va a Jacopo Pedrassetti. Complimenti. E vediamo che cazzo hai combinato per vincere. Cioè, devi aver fatto proprio una cosa. Allora, stavamo giocando in un albergo. Avevo un pompa con il cane a tre colpi. Aspetta. Era un campo ricreato da un vecchio albergo, oppure vi eravate messi in albergo a giocare per passare la prima, però. No, beh, però è equivoco. Dicevamo, allora, è un M4 in singolo. Quindi pompa ed M4. Esatto. Decido di scendere allora dall'ultimo piano. E mentre scendevo le scale, per sbaglio mi scorgo verso il piano giù. Mi sporgo forse, vabbè. No, va bene. Trovo un nemico, lui non se ne accorge, allora da figo decido di scendere e andare a sparargli da più vicino con il pompa. Mai farlo, però... Arrivo a 3 metri, mi sporgo da un muro e urlo, ciao bel bambino, e premo il grilletto. Morale della storia, i pallini hanno preso lo specchio che avevo davanti. Quindi... Mi sono accorto dopo che lui era dietro di me, i miei compagni mi prendono ancora per il culo. Ed è per questo... Questa fantastica ottica. Che hai visto ti accorgi con uno specchio la prossima volta. Molto zen però, devo dire. Il vero nemico non sei altro che te stesso. Esatto, bravo. Quindi c'è anche una morale in tutta questa storia. Vabbè, mi raccomando, anche tu mandaci un messaggio qui da YouTube con i tuoi recapiti, che provvederemo a inviare i 3 portachiavi, yes, random, l'ottica e per la Peppa Pig anche lo special. Oh yes. Bene, allora direi che è tutto per questo video, che già di cose ve ne abbiamo raccontate. Direi che però ringraziamo adesso, certo, tutti. Ci mancava altro, certo, sì. Insomma, voglio dire, dopo i mega saluti ci abbiamo anche un bel mega grazie, abbiamo passato i 500, adesso andiamo per i 600, signore. Sì, ma adesso no. Però adesso puntiamo non ai 1000, andiamo ai 2005 come prossimo. Per il prossimo premio. Per il prossimo è 2005. 2005. Quindi mi raccomando, allora spammate come dei dannati. Che ci metteremo qualcosa di ancora perché più assurdo. Perché per il 2500 grandi sorprese. Vabbè, sì, ci vuole. Quindi mi raccomando, continuate a iscrivervi, continuate a metterci i pollicioni all'insù e a commentare. Quindi scusami una cosa, questo per Peppa, magari fai iscrivere anche la famiglia. Mamma Pig, il fratellino, i nonni. Ma aveva detto che non li volevamo adesso invece. Ma fa il numero, scusa. Dobbiamo arrivare a 2500 come poi magari dopo li insultiamo, fa niente, ma facciamo il numero, no?
E quindi, ah giusto, anche Facebook e Instagram, seguiteci anche lì. E giusto. Detto ciò, io vi farei veramente un gran salutone e ci vediamo alla prossima. Ciao. 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 Gianluca, dai cazzo! Tanto questo l'hai tagliato. Eccoci, ci siamo!